Andavo che tengo pure il tuo. Sole e Luna allo spasimo fino a domenica, il primo festival in presenza dopo il Covid. È una grandissima soddisfazione. Abbiamo per tutto il periodo del lockdown sperato che si potesse fare e abbiamo promesso a noi stessi che se ci fossero state le condizioni minime ci avremmo provato e abbiamo lavorato duramente sia per tenere il nostro pubblico occupato e affezionato durante 2 mesi con delle rassegne fuori concorso, sia poi appunto per dare loro questo contesto meraviglioso e questo festival che cresce sempre di più e sempre più apprezzato. Ci accorgiamo che abbiamo un pubblico affezionato che di anno in anno si ripresenta ma che porta con sé tante altre persone, quindi è veramente una bellissima soddisfazione. Sta andando bene, credo che la gente abbia capito al di là del prodotto, diciamo, del festival in sé, anche il messaggio che c'è dietro, cioè il fatto di non arrendersi, di provare a reagire, di proporre cose che non sono l'effimero, che non sono delle cose di cui si può fare a meno, ma che sono parte integrante della nostra vita, cioè la possibilità di pensare, di riflettere, di vedere cose belle. E io credo che tutto questo sia arrivato. Qualche chicca di questo festival di quest'anno? Ma i film sono tutti, devo dire, molto belli. E, chicca in senso stretto non saprei, però lavori che fanno, diciamo, riflettere, che sono posti, che pongono, diciamo, questioni molto forti in un modo che è anche poetico, per cui ti arriva prima ancora che alla ragione, al cuore. Per esempio ieri c'è stato un bellissimo cortometraggio dedicato a Walter Benjamin che ragiona proprio sul senso della storia, sull'angelo della storia, che diciamo questo documentario è pensato come una lettera, cara Europa, e si fa riferimento al presente e al fatto che oggi si può circolare liberamente. Però, diciamo, dietro c'è la vicenda umana di Benjamin e il fatto che lui, per non cadere nelle mani dei nazisti, pur essendo riuscito a fuggire, poi a un certo punto viene invece fatto prigioniero e quindi viene incarcerato e quindi si suicida. Quindi dietro c'è l'olocausto, dietro c'è la tragedia più grande che ha riguardato l'Europa, la storia dell'Europa recente. E allora il film è proprio una riflessione che ha a che fare con la paura che il nostro presente possa essere uguale al nostro passato, e naturalmente quando diciamo possa essere uguale al nostro passato pensiamo a questi momenti terribili del nostro passato, e però appunto con questa tensione verso una visione, verso un progetto che è quello che dovrebbe accompagnare tutte le azioni quotidiane di tutti quanti gli esseri umani. Poi possiamo dire, perché loro sono, diciamo, su Palermo, la cosa che quest'anno ci sono moltissimi registi e soprattutto film che parlano di quartieri, sì, di Palermo, sì. E che avremo la prima proiezione assoluta di Piero Lidoni, Pier Francesco Lidoni, il film girato alla Zisa, come oggi abbiamo la prima assoluta di Sorelle. Sì. Cioè abbiamo delle cose, delle proiezioni in prima assoluta in pubblico, sì, sì. Che parlano di questa città. E quest'anno appunto abbiamo anche voluto dare un'attenzione particolare a questa città con sia l'accordo col CSC Sicilia e quindi con la selezione di alcuni documentari che sono fuori concorso ma che, diciamo, partecipano al premio TENC, una piattaforma europea francese ma che adesso è sbarcata anche in Italia e che nasce proprio con la finalità di diffondere il documentario, che è un prodotto oramai comunissimo ma che ha una circolazione difficile, una distribuzione difficile. E quindi il premio TENC verrà assegnato da una giuria particolare ai 3 migliori tra questi film selezionati dal CSC, che sono film che riguardano la realtà nostra, la realtà siciliana, la realtà palermitana. E quindi è anche bello diciamo, vedere questi giovani registi che non necessariamente sono siciliani ma che fanno appunto una prova di regia in un contesto all'interno del quale in qualche modo si inseriscono con un occhio esterno, con un occhio estraneo. Quindi è anche bella la loro capacità di cogliere degli aspetti che magari noi non riusciremmo a cogliere proprio perché siamo assolutamente dentro il contesto. I quartieri, il capo, i quartieri, diciamo, popolari. E poi abbiamo il piacere di ospitare, e questo è in concorso,
il film di Pierfrancesco Lidoni, La nostra strada, che è un film che è già stato premiato ma che il regista non ha ancora visto sul grande schermo, perché la premiazione ha riguardato un festival che si è fatto online, per cui con questo film che sarà proiettato domani lui lo vedrà per la prima volta sul grande schermo insieme a noi, e diciamo la città lo vedrà con lui, per cui verranno questi attori non protagonisti che sono questi studenti di una scuola media di via Colonna Rotta, bravissimi fra l'altro, veramente bravissimi, e avremo modo di parlare col regista, di farci raccontare come è nato il progetto, come ha immaginato la sceneggiatura, come questa è cresciuta, come si è relazionato con il quartiere e così via. E questa sarà una bella occasione proprio per pensare anche al futuro e alla possibilità di immaginare di visione del futuro da parte di ragazzi, di giovani, di adolescenti che vivono in quartieri diciamo difficili ma che hanno dei sogni naturalmente, che a modo loro li perseguono. Chi dà il nome e cognome al ruolo? Gabriella D'Agostino, direttore scientifico del Sole Luna Doc Film Festival, e insegno all'Università Antropologia e Cultura.